Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come la coach di Amici, Lorella Cuccarini, ha ricordato Maurizio Costanzo a poche ore dalla sua dipartita. Arriva la rivelazione commovente. Il 14 maggio 2023 il talent di Canale 5 ha chiuso i battenti, decretando la vittoria del ballerino di latinoamericano Mattia Zenzola. Lorella Cuccarini non ha nascosto la sua emozione per il secondo posto sul podio di Angelina Mango, da molti considerata la trionfatrice morale dell'ultima edizione di Amici. La giovane figlia d'arte ha in ogni caso ottenuto il premio della critica e il premio delle radio, e l'insegnante di canto le ha tributato un affettuoso messaggio sui social. Cara Angelina, è stato un vero privilegio accompagnarti in questa avventura. Quante emozioni con te. Sei stata una scoperta continua. E meriti tutto quello che hai conquistato in questa finale. Sei entrata ad Amici, già piena di talento. Ma questi mesi ti hanno dato la consapevolezza di essere nel posto giusto. Questa è la tua vita. Ora prenditi tutto. È nata ufficialmente una nuova stella nel panorama musicale italiano. Un argento che vale quanto l'oro per la performer di La Notte Vola. Lorella Cuccarini ha profuso notevole impegno nello show, affiancando Maria De Filippi nel momento più arduo della sua esistenza. La mattatrice ha infatti affrontato recentemente la perdita del marito Maurizio Costanzo, lutto condiviso dall'intero staff di Amici. Lorella Cuccarini stessa aveva allacciato un rapporto confidenziale con lo storico giornalista, e ha rivelato a Verissimo i retroscena circa le ultime ore di vita dell'anchorman capitolino. Lorella Cuccarini e quell'ultimo incontro. La tengo nella borsa. Durante la puntata di Verissimo, dedicata alla vita e alla carriera di Maurizio Costanzo, Lorella Cuccarini ha rievocato durante un collegamento le circostanze del suo ultimo incontro con il giornalista, avvenuto nel suo camerino a pochi minuti dall'inizio delle riprese del Late Night Show. Abbiamo fatto due chiacchiere, e mi ha regalato una piccolissima tartaruga che credo regalasse a tutti. E io, adesso, me la tengo nella mia borsa, e credo che non la muoverò da lì. Virgolette punto. La showgirl ha inoltre aggiunto: è una notizia che non avremmo mai voluto ascoltare, e rivelato di aver scoperto della sua dipartita poche ore dopo il termine della registrazione di Amici. Noi avevamo registrato il giorno prima, e nessuno poteva immaginare quello che sarebbe successo. Stimo tanto Maria, perché al pubblico si mostra sempre come una persona molto forte, sempre disponibile, e vorrei che sapesse che ci siamo tutti per lei in questo momento. Lorella Cuccarini ed il legame con Maria De Filippi. La coach di Amici ha in seguito ribadito la sua affezione per la neo vedova, affermando: io penso soprattutto a chi rimane, e vorrei stringermi in un abbraccio a Maria con tutto l'amore che ho. La data del 24 febbraio 2023 ha segnato uno spartiacque emotivo devastante per la regina di Mediaset e, di riflesso, per tutti i suoi più stretti collaboratori. Lo dimostra anche l'impressionante partecipazione alle solenni esequie del giornalista, nonché l'ondata di affetto espressa dagli utenti dei social nei confronti dell'intera famiglia. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen older men, nor seen another man so happy and ready for a song.
somebody who has other plans too. I'm looking for somebody, or if there is just